Lo stop ad AstraZeneca riguarda 10.000 vicentini, 36.000 persone in Veneto. Il richiamo per under 60 sarà fatto solo con Pfizer, ma costringe a rivedere le agende e le prenotazioni dei più giovani. Zaia chiama Figliuolo. 300 insegnanti vicentini sono loro i primi a ricevere il richiamo con un farmaco diverso dalla prima dose, una miscela mai sperimentata che fa crescere la preoccupazione al centro vaccinale. Nel primo fine settimana davvero libero, i vicentini ritrovano la voglia di normalità in basilica attorno all'aperitivo in terrazza, ma è folla anche al lago di Fimon e alla spiaggetta sul Bacchiglione. Priorità alla scuola. L'assessore Elena Donazzan prepara un'estate di lavoro per trovare tutti gli insegnanti che servono alla ripartenza regolare. Va anche a rotelle, vero spreco senza scuse. Da lunedì tante strade della città si trasformano in cantieri. Vi offriamo una mappa per orientarvi fra transenne e chiusure, asfalto e scavi, un modo per schivare inevitabili ingorghi. Il percorso dell'autonomia, bisogna far ripartire il confronto, dice il ministro Erika Stefani, superando posizioni ideologiche. La pandemia ha dimostrato che sarà utile per tutte le regioni. Grande successo ieri sera ad Arzignano per l'iniziativa del maxi schermo in piazza per seguire la partita dell'Italia. Il 3-0 degli azzurri riaccende il tifo e rilancia una socialità comunque attenta. Torna da lunedì la fortunata rubrica Scatta la tua estate, in vacanza con il vaccino o con il Green Pass. Mandate i vostri video alla redazione, noi li guarderemo insieme all'interno del telegiornale.